Tra le autorità presenti in questo evento anche il consigliere regionale Mirko Carloni, perché ognuno, ogni fanese ha un ricordo di Don Achille, un ricordo speciale. Beh, io ne ho uno molto forte, perché essendo uno dei ragazzi cresciuti negli stradini dei Piattelletti, Don Achille aveva un appartamento fino agli ultimi giorni della sua vita in Via Vecchia, e quindi io ero uno dei ragazzini che era cresciuto, che abitava in Via Vecchia, mi aveva un ristorante lì, e quindi ho un ricordo fortissimo di questo prete buono che, soprattutto con i bambini come me, era particolarmente affettuoso, emanava proprio un senso di protezione per tutti quelli che erano del quartiere. Poi io ho un ricordo personale, perché appunto giocavamo a casa sua a Natale, quindi quando i miei lavoravano ero ospite suo malgrado a casa sua, insieme alla sorella Iole, insieme a Gianni, insieme ad Augusto, a Rita e a tutta la famiglia intorno a Don Achille, che secondo me merita di essere valorizzato, perché è un simbolo positivo di un prete impegnato che sapeva veramente dare un spirito di servizio al ruolo che svolgeva molto forte. Quindi è bene che ci siano questi momenti per ricordarlo, e anche, perché no, per promuovere la sua figura come canonizzazione. Venerdì 7 ottobre, come vedete, ci troviamo al Teatro Masetti di Fano per celebrare una figura grandissima, una figura che non ha bisogno di presentazioni per i fanesi e non solo, Don Achille Sanchioni, un prete buono, un evento ad hoc con video, con testimonianze e soprattutto con tanti tanti fanesi che vorranno dire la loro, e noi naturalmente con Fano TV non potevamo perdere un evento così importante. Facciamo parlare anche alle persone, chiedendo con una parola, con un fatto, insomma, chi era Don Achille? Il nostro sacerdote di Fano, proprio a me ha sposato Don Achille, io lo ricordo proprio, ce l'ho sempre nel cuore. Mio marito è stato il suo parrocchiano, abitava proprio quasi di fronte alla chiesa, e ha voluto essere sposato da Don Achille. Siamo in compagnia di Giuseppina De Sio, in qualità di rappresentante del comitato organizzatore di questo evento così importante per una grande figura come Don Achille. Ecco, insomma, avete organizzato tanto, riunito soprattutto tante personalità fanesi per una figura così importante per i fanesi. Sì, dunque, Don Achille Sanchioni è un sacerdote speciale. Il gruppo Amici di Don Achille Sanchioni è sorto per caso, perché durante una nostra riunione, per altri motivi, ricordando i tempi belli della nostra gioventù, abbiamo ricordato anche la figura di Don Achille, e avendo poi fatto diverse riunioni, dopo aver sentito i cittadini di Fano, abbiamo capito che il ricordo di Don Achille era vivo in tutti i cittadini fanesi che lo avevano avuto la gioia di conoscerlo, e quindi abbiamo deciso di organizzare questa serata, e a questa serata è stato dato il titolo del prete buono. Ma Don Achille non è stato solo il prete buono, è stato il prete umile, il prete generoso, il prete che non ha conservato nulla per sé, che ha dato tutto ai poveri, fino a vivere e morire in assoluta povertà. È stato coadiuvato in questo suo ministero dalla sorella, la dolcissima signora Iole, che io ho avuto la fortuna di conoscere. Don Achille è stato il prete della più grande parrocchia di Fano, è stato nominato sacerdote nel 1936, e all'epoca la parrocchia di Don Achille comprendeva parte del centro, la zona del Don Gentili, via Chiaruccia, Sant'Orso, fino ai confini di Belocchi, il Vallato, il campo d'aviazione, i Tre Ponti, e Don Achille immenso, e Don Achille era dappertutto. Quando Don Achille è morto, la città di Fano si è sentita orfana, tutti noi fanesi ci siamo sentiti orfani, non avevamo più l'amico, il confidente a cui poterci rivolgere per avere una parola buona, per avere un aiuto anche finanziario. Noi parrocchiani avevamo regalato a Don Achille una cifra perché si comprasse un vestito nuovo, ma quando l'abbiamo visto con il solito vestito strappato e rinacciato, abbiamo chiesto: Don Achille, ma i soldi dove li ha messi? Li ho dati ai poveri, perché i poveri avevano più bisogno di quei soldi che io di un vestito nuovo. Quando è stato nominato Monsignore ha avuto la gioia di questa nomina, però il suo più grande cruccio era che doveva farsi l'abito da Monsignore, perché non voleva spendere quei soldi,
e quest'abito l'ha indossato una sola volta. Quando noi parrocchiani abbiamo celebrato il 60° anno di suo sacerdozio, e praticamente per noi non è stato mai Monsignor Achille, è stato sempre Don Achille, e Don Achille continua a essere oggi per noi, e questo sacerdote ci manca. Per cui noi, io in nome del gruppo Amici di Don Achille, ma in nome di tutta la città di Fano, chiedo al Vescovo Trasarti di iniziare un procedimento perché Don Achille venga portato agli onori degli altari, venga beatificato. Con alle spalle tante persone che stanno correndo per questo grande evento, siamo in compagnia del nipote di Don Achille, Carlo Renzoni. Ecco, vogliamo così un breve ricordo di chi era in famiglia Don Achille Sanchioni. Io sono il figlio della sorella, che lui chiamava sempre sorellina cara. Lo zio era un uomo semplice in tutto, riceveva tutti, era instancabile perché... specialmente nei momenti di sosta, telefonate, suoni al campanello. Io tra l'altro ho convissuto nella stessa casa per diversi anni, finché non mi sono sposato, poi mi sono trasferito a Pesaro, e quindi lui elargiva sempre dove poteva qualche aiuto economico, altrimenti semplicemente un pezzo di pane, una mela, lui non lasciava mai andare via nessuno a mani vuote, insomma. Quello che si sente molto spesso è che trovava tempo per tutti, la gente non si spiegava, insomma, come poteva essere sempre dappertutto e accontentare tutti. Sì, lui era un instancabile, poi diciamo riunioni, confessioni, visita agli ammalati. Io tra l'altro ero piccolino, mi ricordo, si andava a visitare anche, allora c'era il carcere a Fano, e quindi andava a visitare anche i carcerati, che erano normalmente ladri di biciclette o di galline, non è che erano, quindi lui aveva il tempo per tutti e per tutto, non lasciava mai, diciamo, delle persone così senza dargli un aiuto, anche un aiuto morale, perché penso che abbia risolto tante situazioni di contrasti familiari. Ed era un grande paciere, insomma, cercava sempre tanto bene, quello che anche non si sa, perché non sbandierava assolutamente, esatto, mai nulla a nessuno. Assolutamente, lui era proprio tutte le cose, anche che le teneva tutte per sé, mai a tavola si parlava di quello che degli incontri o certe situazioni, mai. Con poche parole, sì, con un semplice fatto, chi era Don Achille? Allora, Don Achille era una persona eccezionale, umile fino all'estremo, incapace di dire male di qualunque persona, sempre portato ad aiutare gli altri, innamorato di tutti i suoi parrocchiani. Io me lo ricordo questa immagine, quando era freddo, aveva il suo mantello e faceva la spola tra la vecchia chiesa e Sant'Antonio, in cui la parrocchia si era spostata, ed era tutto sudato. Mi ricordo questa immagine. Andiamo a intervistare un bimbo forse si dice il più birichino di Sant'Orso, un bimbo insomma ormai un po' cresciutello, perché giustamente di tempo ne è passato, però insomma a Don Achille da piccolini gliene facevate di tutti i colori. Cioè un classico era che nella chiesetta che c'era su nella villa di Cinti, Don Achille arrivava in bicicletta e poi ha regalato il moschito. Noi facevamo invece già la messa, prendevamo il moschito in 4-5, montavamo su e fino a che ne era fritta la miscela girami, poi portavamo il moschito dietro la chiesa, e ma lì incorreggiva ben perché vada giù in centro a San Leonardo, vada giù pedalando, ma siccome quella volta le strade c'era l'asfalto, c'erano le buche e la breccia, e più delle volte lasciavamo la bicicletta che era bugata, gli toccava giù a piedi. E lui? Ci avesse mai sgridato. Io ho sempre mangiato da lui le caramelle, e la caratteristica delle caramelle di Don Achille erano le caramelle e la panna, che no, tempo di guerra le caramelle se vedevano le mangiavi soltanto a Don Achille. Buonasera a tutti, iniziamo questa bella serata, siamo in tanti stasera a testimoniare l'affetto che ci accomuna per un uomo che ha lasciato un grande ricordo in tutti noi, Don Achille.
è la serata dedicata a lui, ma è una serata dedicata a ciascuno di noi, perché ognuno di noi nel suo ricordo si edifica, ovvero riflette su se stesso e pensa un po' al rapporto che ha avuto con questo uomo. Don Achille Sanchioni, un uomo buono, un sant'uomo, semplice, povero, l'uomo della misericordia, un uomo rimasto nel cuore di tante, tante persone. Queste sono le definizioni che vengono così espresse per Don Achille. E a distanza di 16 anni dalla sua scomparsa, lo ricordiamo come se fosse ancora in mezzo a noi. Siamo in compagnia di Don Guido Spadoni e Don Luigi Spallacci, che tra l'altro parleranno questa sera anche sul palco, ma così, per i telespettatori di Fano TV, un ricordo personale, magari, non so, un fatto particolare che vi ricordate di Don Achille Sanchioni. Io con Don Achille ho passato soltanto 22 mesi. La cosa importante è che quella presenza a San Leonardo, oltre con i tanti giovani che ancora mi incontro, è stata significativa per la mia vita. Se oggi, lo dirò anche dopo, se vivo in galera da 18 anni è perché nel 67 con i giovani di San Leonardo siamo stati per la prima volta in carcere, dove poi sono ritornato tante altre volte. Ma se vogliamo scherzare su un ricordo particolare, Don Achille dormiva vicino alla camera di Don Luigi e io dormivo lì vicino anch'io, no? Poveretto, si addormentava in continuazione con il breviario aperto e con le sue preghiere, non finiva mai di pregare. Alla mattina si veniva da me a confessare e gli dicevo, gli davo la soluzione, però gli dicevo: Don Achille, non si preoccupi, la penitenza la faccio io. Ecco, un altro fatto anche da Don Luigi Spallacci, che naturalmente ha vissuto per tanti anni con Don Achille. Ecco, un ricordo, un fatto anche simpatico, magari particolare. Simpatico, posso raccontare quando andava a Tre Punti a fare la cultura religiosa. Quella volta l'Azione Cattolica aveva un programma di cultura religiosa tutte le settimane, una riunione in un bar. Però la gente accettava, si fermava. Lui in quel periodo lì aveva una Topolino, no? Gli era regalata la Topolino, gli ha regalato anche la patente. E camminava per la strada, quando è partito doveva curvare a sinistra, ha sterzato tutto, ma si è dimenticato di raddrizzarla, bloccato il fosso. Dopo poi nel fosso come è andata a finire? È andato dal contadino vicino con due mucche, è venuto su, l'era riportato fuori, è ripartito. Ecco, questo sono piccoli fatti simpatici, ma poi in serata sentiremo dei ricordi più articolati. Quindi grazie a Don Guido Spadoni e grazie a Don Luigi Spallacci. Buonasera a tutti. Non è facile trovare le parole giuste per introdurre questa bella serata. Io penso di essere forse uno dei pochissimi fanesi che non ha conosciuto in vita Don Achille Sanchioni, perché ero dall'altra parte della parrocchia, quindi forse non mi è capitato, però pur non avendolo conosciuto personalmente è come se lo avessi frequentato per tanto tempo, perché in questo percorso ho incontrato tantissime persone che me ne hanno parlato. E anche il primo cittadino Massimo Seri a rendere omaggio a una figura così importante per tutti i fanesi, Don Achille Sanchioni. Sì, beh, il sindaco non poteva mancare, questa sera si ricorda una figura tanto amata dai fanesi, ma non era amata per caso, era amata perché è stata una persona che nel suo servizio, nel suo ministero di sacerdote ma anche di uomo, è stato un esempio per tante persone, una persona che ha vissuto questa esperienza con modestia, con umiltà, ma soprattutto anche con quella capacità di amare le persone. Non mancava mai una parola verso qualcuno, il conforto, e era sempre presente, la gente lo sentiva sempre vicino, quindi è stato un bel esempio che va ricordato e va portato anche alle future generazioni come testimonianza. E allora un sindaco, quando ci sono queste belle storie, che sono un esempio anche per un sindaco, soprattutto per lo spirito di servizio con cui ha vissuto questa sua esperienza di vita e di fede, devono esserlo anche per chi ha delle responsabilità, per cui e anche le tante persone presenti questa sera sono la conferma di quanto volessero bene a Don Achille Sanchioni e di quale espressione e cosa rappresenta per la città. Continuiamo a chiedere ancora alle persone chi era Don Achille, un fatto che vi ricorda, un'immagine, un qualcosa. Io sono nato nella parrocchia di Don Achille quasi 30 anni. Per me Don Achille
non solo per me ma penso per tutti i fanesi, era un grande. È una frase detta, l'han detta, ma era veramente grande. Era un gran Don Achille, non ne avremo più dei Don Achille così. Grazie. Ringrazio Carlo che mi ha onorato di questa richiesta che mi ha fatto di leggere. Allora, il maestro Magnini, quanto ha letto i manifesti, di getto ha fatto queste due poesie. Allora, per i 50 anni del sacerdozio di Don Achille, come ho visto il manifesto che annunciava un sac de fest, in onor di 50 anni del più breve prete fan, senza tanti pensamento decisi in un momento, de compone in dialetto una lirica de jet, senza sforzo e riflessione, mi è arrivata l'ispirazione, ed exì come un incantesimo venuto fuori il cinquantesimo. Don Achille, gran curat, notte e giorni indaffarata fa il ben ma i parrucchian sia dentro e fuori fan. Sa l'esempio e sa la fed, ha struit ma chi non crede. Sa le opere di carità, aiutate mezza città. Se puoi dire che ogni fanes da ste preta ha sempre preso. Sin da piccolo, sia da piccolo che da grande, in diretta o di rimand. Sa le sue raccomandazioni, spori in più mille vagon. Per le piazze, per stradin, sa la bici e il muturin, sempre allegre e sorridente, se fermava tra la gente. Do parole di consolazione, ma che le donne pin de magon, caramel per i fiulin, le sacocce e i taschin, qualche lira mai barbon, per comprare pane e sapon, le preghiere d'incitamento per i fioi che non dan ment, bendizione e santarin per i vecchi e i vecchiarin. Un invito alla speranza, ma l'esporre senza la pancia. È il dovere de supportare, è il marito che non l'avrà. Un richiamo per i studenti che non vuole da fare niente. Una lode, ma il Signore, contro i gran bestemmiatori. Un invito a gambielista, ma chi vota comunista? È vera. Spudria continua per cent'anni e anche più in là. Questa è corta lo stesso, però è genialissima. Don Achille è proprio un sant, e per noi è un gran vant. Fin dai tempi san paternian, spoldì che machiafan, e in cestet un alla pari, per la gloria degli altari. Finalmente l'aven truat, e adesso va festeggiat. L'auguri chi facen, e che stia sempre ben, per un'altra 50 anni, dato che machiafan, la gente è un po' cambiata. Defezza raffreddata, tutta presa dai quadrin, dai motori e muturin, dalla moda e le vacanze, le magnate a crepapanza, come ai tempi del vitel d'or. Che non cercherne più il Signor, Don Achille per daversa l'esempio e le preghiere, da de là ci salverà tutta quanta la città. Viva viva Don Achille, santo prete che fa per mille, grazie. Guardate, è la bicicletta originale, il cappotto, il basco di Don Achille. Ed era Francesco Mirisola che impersonava Don Achille, quindi un applauso anche a lui, voi. Ora vi leggo la poesia, i quattro versi di quei ragazzi. Quei una volta, no ragazzi de Santors, aven deciso de festeggiare un prete eccezional, che per più de sant'an, fra piante e ris, ci ha dato la sua assistenza pastorale. Se tratta, è natural, di Don Achille, curat de San Leonardo a tutti e fet. E noi, per fare un po' goda le papille, per ringraziare, facciamo un bel pranzetto. E quel sol per la parte materiale, perché per quanto riguarda affetto e amor, c'è poco da dire. E non c'è festa che val. Lui sempre armarà di nostro corpo. Thank you.
Fano, città antichissima che conserva gelosamente i suoi monumenti e che si adopera per restituire ad essi l'antico splendore, perché possano essere ammirati un giorno anche dalle generazioni future. Nella nostra città, nelle sue vie, nei suoi borghi, sono passati uomini illustri che hanno fatto conoscere Fano in tutto il mondo, che hanno contribuito con il loro lavoro e il loro entusiasmo a far crescere la fama della città. Ma sono passati anche uomini semplici, forse meno famosi, ma certamente grandi nell'anima, che hanno lasciato un'impronta nella nostra storia e che non possiamo dimenticare. Don Achille Sanchioni è stato uno di questi, una persona che non possiamo non ricordare anche alle future generazioni. La prima immagine che tutti ricordano quando si parla di Don Achille è la sua figura magra e il suo viso dall'espressione mite e dolce, il suo sguardo illuminato dalla disponibilità e dalla comprensione per tutti, anche nei momenti più dolorosi della vita. Don Achille nasce a Fano il 27 agosto 1911 da una famiglia povera. Rimane orfano del padre all'età di 11 anni e viene accolto nell'orfanotrofio di Monsignor Gentili. Entra in seminario ancora adolescente e vi rimane per 12 anni. Viene ordinato sacerdote durante l'estate del 1936. Una sua caratteristica di infilare la mano in tasca, e c'era sempre qualcosa per tutti, mai la tasca vuota, una cosa molto semplice, una caramella, una cosa di poco conto, però questo è un particolare che mi ricordo, e a tutt'oggi, fino insomma, a pochi mesi fa, ai miei figli si ripeteva questo cerimoniale, insomma. Questa è una particolarità che ricordo con affetto. Il 18 luglio 1938 Don Achille diventa parroco della parrocchia di San Leonardo, la più estesa del comune di Fano. Infatti questa comprendeva il centro storico, la zona dei Piattelletti e tutti i vicoli adiacenti a via San Leonardo, la zona del Vallato, di via Papiria con il campo d'aviazione, Tre Ponti, Sant'Orso, via Chiaruccia, sino ai confini di Bellocchi. Le numerose famiglie della parrocchia, per la maggior parte residenti in campagna, non venivano mai dimenticate da Don Achille che, a piedi o in bicicletta, instancabile e incurante delle condizioni atmosferiche, le visitava tre volte l'anno in occasione della Pasqua, della cerca del grano e per benedire le stalle durante la festa di San Antonio Abate. Don Achille è stato parte della vita di Fano e parte della vita della mia famiglia. Ha accompagnato me e i miei fratelli da quando siamo nati ed è stato presente nei momenti belli. Ha celebrato il mio matrimonio diversi anni fa, 10 anni fa, e ci ha accompagnato anche nei momenti più delicati. Ed è impossibile quindi non rivolgergli un caro saluto e non ricordare di lui l'aspetto più caratteristico della sua persona, che è la carità. Durante la Seconda Guerra Mondiale, alla fine del 1940, la chiesa della Colonna venne demolita per far posto alla scuola piloti. Fu proprio Don Achille a celebrare l'ultima messa in quel santuario
e la sera dello stesso giorno fu proprio lui ad accompagnare in processione la venerata immagine della Madonna fino alla chiesa di Santa Teresa, dove verrà poi custodita a lungo. Per me è una persona che mi manca. Io gli facevo molti servizi, andavo a portare i giornali la domenica, c'avevo un giro di portare l'Avvenire. Era una persona molto buona, aiutava tutti e nella sua parola di aiutare gli altri delle volte rimaneva anche fregato. Cosa devo dire di più? Non lo so, per me è un santo, era un santo in vita, speriamo che dedicano tante cose a quello, a tutti qui a Fano, gli dedicassero almeno una via. Molti cambiamenti nell'assetto delle parrocchie, intervenuti nel corso degli anni, mutarono anche le esigenze pastorali, finché sorse la nuova parrocchia dei Santi Leonardo e Giovanni Bosco, retta dallo stesso Don Achille fino al 1987 come parroco titolare ed in seguito fino al 1993. Perché Don Achille è stato un prete vero, un prete possiamo dire tra noi, anzi meglio un prete dentro di noi, che ha saputo gioire e soffrire insieme a noi. E è stato un prete sempre fedele al suo ministero e il suo più grande desiderio, come sempre mi diceva, anzi la sua brama, era quella di andare un giorno in paradiso. E l'ultima poesia che io gli ho scritto in occasione della sua morte l'ho intitolata appunto Don Achille in paradiso e penso che lui sia contento nel paradiso. Don Achille fu assistente delle Acli, Onarmo, CIF, Movimento Apostolico Ciechi e di molti altri gruppi giovanili e familiari. Sia in seno a questi movimenti che come parroco, Don Achille fu un instancabile organizzatore di pellegrinaggi a Loreto, Roma, Santuario di Europa, Pompei e Padova. Visitò come pellegrino Lourdes, Fatima e la Terra Santa. Andò anche oltre oceano, in Canada, in visita a dei suoi parenti. La sua esperienza spirituale è stata arricchita dal contatto diretto con il beato Don Orione, il beato Pietro Bonilli e Padre Pio. Nel giugno del 1978 il Papa Paolo VI gli conferì il titolo di Monsignore, ma Don Achille non volle mai che si usasse. Io il sacerdote amico Don Achille lo conoscevo da circa 40 anni ed è stato per me un onore avere la benedizione del mio nuovo negozio fatta da lui, che già in precarie condizioni ha pensato di farmi questo grandissimo piacere. Per me era un prete modernissimo, nonostante l'età vestiva il suo vecchio abito talare, ma era di una gioventù interiore fantastica e io me lo ricorderò sempre così. Il 27 agosto del 1957 Don Achille, nel giorno del suo compleanno, si reca a San Giovanni Rotondo
e assiste alla messa celebrata da Padre Pio. Avrebbe desiderato molto parlare con lui, ma non gli fu possibile. Dopo qualche giorno dal suo rientro a Fano, ricevette una cartolina che diceva: Padre Pio, nel giorno del suo compleanno, l'ha ricordata al Signore. Nel leggerla, Don Achille riferiva di aver sentito un gran profumo di fiori e in quell'occasione aveva provato una grandissima commozione, tenendo conto che della ricorrenza del suo compleanno non aveva parlato con nessuno. Per noi è stato sempre un punto di riferimento, un esempio di carità cristiana, di umiltà, di generosità, di amore, inusitati ai tempi d'oggi. E penso che possa accertare, senza tema di essere smentita, che Don Achille è vissuto in odore di santità. È per queste doti che mi sono fatta interprete di un comitato promotore e ho chiesto al sindaco di valutare la possibilità di annoverare Don Achille tra i cittadini illustri nel famedio comunale. Don Achille è ricordato da tutti per la sua grande modestia, per l'umiltà e per il sorriso con il quale era presente ovunque ci fosse bisogno. Andava dappertutto con la sua bicicletta e questa immagine di Don Achille in bicicletta è scolpita nel ricordo di tutti i fanesi che lo hanno conosciuto. Quando qualcuno bussava alla sua porta, non si negava mai, a qualunque ora del giorno o della notte. A tutti dava quello che poteva, un aiuto, una parola, un sostegno. Don Achille mi ha fatto incontrare questa realtà stupenda, mi ha aiutato ad apprendere subito non il mestiere del prete, ma la passione e il coinvolgimento. Mi ha aiutato soprattutto perché le sue caratteristiche nella vita non si dimenticano, se uno ci sta insieme. Mi ha aiutato ad avere un amore per i poveri, anche se la carità ha bisogno di una oculatezza, di non dare denaro e sprecarlo. E mi ha convinto, in quegli anni ho preso la convinzione che avrei vissuto il sacerdozio persino lavorando in fabbrica, perché abbiamo conosciuto in quegli anni la realtà dei giovani operai orientati al sacerdozio di via Malvezzi con un altro mitico sacerdote, Don Romolo. Strano che nella mia vita ci sia stato tutto questo essere circondato da persone che hanno segnato poi appunto il mio vivere fino a quest'ultima formidabile esperienza che è la presenza nel supercarcere di Fossombrone come cappellano. Il Signore ti aiuti a collaborare al bene delle comunità, al bene delle anime, perché il regno di Cristo sia aperto. Abbiamo bisogno di pace, di amore e di bontà. E allora contributo, come di Gesù è stato detto, ha fatto bene ogni cosa. Ripeto anche la frase famosa del Beato Dell'Unione: fare del bene sempre a tutti, del male mai a nessuno. E viviamo in grazia di Dio, importante che viviamo in grazia di Dio, con l'anima sempre vicina al Signore, lontana dal peccato, e potremo essere nella gioia noi e renderemo felici anche a chi ci sta intorno. Grazie, grazie, grazie. La mancanza dello zio per noi, diciamo, è come una grande assenza, che quotidianamente il
pensiero è sempre, sempre lui, e lui sicuramente da lassù pensa a noi e prega anche per noi. L'esempio di vita che ci ha dato è sicuramente un esempio enorme che ne traiamo tutti, diciamo, tanto tanto beneficio. Il suo sorriso, una costante punta di umorismo nel suo modo di fare, la sua bontà vera, l'amore che aveva per tutti, per i più poveri, i più umili, i sofferenti. Portava l'Eucaristia a casa degli ammalati, dei portatori di handicap, cui rivolse da sempre le sue premure. Con la sua bicicletta arrivava ovunque, arrivava anche al cuore delle persone che incontrava nel suo percorso. Potremmo dire che la sua vita è stata un'accoglienza a tempo pieno per tutti quelli che in qualunque modo hanno avuto bisogno di un aiuto, di una parola di conforto, di un incoraggiamento nei momenti del dolore e della disperazione. Anche la sera, dopo cena, Don Achille trascorreva il suo tempo molto spesso con i suoi parrocchiani, magari anche per una partita a carte, ma soprattutto per dare la sua presenza amorevole e allegra, la sua testimonianza di fede che lo ha portato perfino ad ospitare a casa sua per anni alcune persone bisognose di aiuto. E i suoi fedeli lo amavano e partecipavano devoti alle sue funzioni. Spesso lo si trovava anche per le vie di Fano, con delle borse, borsone, per portare qualcosa, specialmente sotto le feste di Natale, di Pasqua, ai poveri che lui conosceva, che si raccomandavano sempre a lui. Arrivava con la bicicletta, lui, ecco, qualcuno diceva, era una carità vivente, forse perché aveva imparato a vivere il vero cristianesimo, che viaggia proprio su due ruote, l'amore di Dio e l'amore del prossimo. E lui con la sua bicicletta viveva proprio questo, quindi veramente potrebbe dire Don Achille un Vangelo vivente. Chi lo conosceva sa bene quante volte è corso di là e di qua nelle varie parti della città per poter portare parole, consigli e anche appunto questi sostegni spirituali e materiali. E qualcuno ha detto che non si va in cielo in bicicletta. Possiamo dire veramente che Don Achille è arrivato anche in paradiso in bicicletta. Ma parlare di Don Achille per me, diciamo, mi porta alla mente tanti ricordi. Il primo che mi viene in mente è quando io venivo in ospedale mattina presto e lo vedevo con la sua bicicletta che camminava a piedi portando la bicicletta e non ha voluto mai essere accompagnato da me. E l'altro ricordo quando veniva qui in reparto a visitare le sue anime e portava veramente un senso di pace e di speranza, specialmente verso quei pazienti che nel mio reparto purtroppo spesso affrontano l'ultima fase della vita. Ma Don Achille, secondo me, era proprio il riassunto di ciò che può essere la bontà all'infinito. Una bontà profonda, unita anche a un'umiltà che era poi la sua grandezza. Devo anche dire che io ho avuto momenti difficili, come tutti noi nella vita, e in quei momenti veramente Don Achille mi ha dato una grandissima mano, quindi c'è anche un'esperienza personale. Ma l'esperienza più toccante, siccome l'abbiamo assistito nella fase ultima della sua vita, è il coraggio con cui affrontava questo passaggio. E veramente il ricordo di Don Achille per me veramente è imperituro. Io credo che se qualcuno deve essere santo è Don Achille. Quando io lo incontravo, mi dovete credere, sentivo un brivido. E questo brivido forse va interpretato proprio come questa bontà infinita, questa umiltà, questa capacità di capire anche l'anima di chi gli parlava. E quindi anche attraverso questo messaggio voglio ringraziarlo. Lui continua ad essere vicino a me e vicino alla mia famiglia. Concordia, pace, amore. Vivere nella fede e viverla nella pratica di ogni giorno, amando Dio e amando il prossimo.
fare il bene sempre, il male mai a nessuno. La vita di Don Achille è stata un Vangelo vivente. E quanto questo sacerdote sia stato amato dai suoi parrocchiani e da tutti i fanesi, lo ha dimostrato l'enorme folla che lo ha salutato al suo funerale. Una folla commossa nel cui volto si leggeva il dolore per la perdita di un uomo eccezionale, di un sacerdote meraviglioso, di un cristiano esemplare, di un amico caro. Ma su quei volti c'era anche un cenno di felicità, di serenità. Forse la gioia di averlo potuto conoscere e incontrare, magari anche solo per un attimo.
siamo arrivati alla conclusione di questa serata. Avete sentito nel film la testimonianza del professor Marco Cozzupoli, perché Don Achille era un assiduo visitatore del reparto di geriatria dell'ospedale Santa Croce. Il professore Cozzupoli questa sera non è presente per ragioni di salute, ha mandato una lettera, io non ve la leggo perché le sue parole sono già state sufficienti a dimostrare i suoi sentimenti nei confronti di Don Achille. Vi dico soltanto una frase estrapolata dalla lettera: ed ora insieme guardiamo il cielo al tramonto, lo vedremo velocissimo superare il parco del nostro amato ospedale e scomparire verso mete per noi non raggiungibili. Questo un po' è il ritratto che lui ha fatto di Don Achille. Ma se qualcuno di voi vuole così esprimere una testimonianza, può farlo adesso qui al microfono, oppure può farlo in maniera discreta lasciando il suo nome nella postazione che c'è qui nel corridoio di entrata. Bene, che dire, ognuno porti quello che ha appreso stasera nel suo cuore. Grazie e buonasera a tutti. Non a caso siamo seduti comodamente, perché pochi minuti fa abbiamo visto un video che parlava da solo, sono in compagnia di Paolo Del Bianco. Ecco, al di là del video, un fatto, un ricordo, una parola, un'immagine personale di un ricordo di Don Achille Sanchioni. Beh, qualcuno dice dove sta il miracolo, e io dico sempre il miracolo era Don Achille. Con questo è tutto, grazie. Anche Renato Claudio Minardi, tra la grande folla che ha gremito il Teatro Masetti a ricordare la grande figura di Don Achille, che tra l'altro quando è morto nel 2000 Renato Claudio Minardi era vice sindaco all'epoca. Sì, è vero, ero vice sindaco in quel periodo e sono venuto ovviamente volentieri per rispetto alla famiglia, ma per ricordare una grande persona che ha vissuto nella nostra città, nella città di Fano. Una persona alla quale tutti volevano bene, e la presenza questa sera al Masetti ne ha dato testimonianza diretta. Una persona a cui tutti volevano bene, una persona molto, molto umile, una persona che sapeva stare in mezzo alla gente, una persona molto buona, molto stimata e molto apprezzata. Quindi credo che la città gliene debba rendere merito, perché lui tanto ha fatto per gli altri, soprattutto per le persone più bisognose, per i più poveri, per le persone in difficoltà, e in momenti come questi sicuramente di crisi che ancora morde fortemente nel sociale e nell'economia, sicuramente una persona come Don Achille sarebbe desiderata, ben voluta, e sicuramente sarebbe molto apprezzata da parte della popolazione. Quindi un ricordo a Don Achille con il cuore, dal profondo del cuore. Domanda flash all'uscita di questa serata: chi era Don Achille? Un fatto, un ricordo, un'immagine? Guarda, io Don Achille me lo ricordo bene, perché in quell'epoca abitavo in via Norfi, quindi abitavo in via Poma, quindi facevo parte di... era battezzato anche mio figlio. Quindi Don Achille io me lo ricordo con la mano nella tasca e tira fuori la caramella. Quindi è l'immagine proprio emblematica. Difatti mio figlio mi diceva: Don Achille c'è la caramella, era una roba eccezionale. È toccato a Francesco Amirisola impersonare un personaggio così importante, tra l'altro già portato in scena anche su un palco in una commedia. Un ricordo, anche l'emozione è grande, perché vedere passare questa sera sul palco questo uomo con la tonaca, in bicicletta, e soprattutto anche un tuo ricordo personale, Francesco. Il ricordo di ragazzino che, 12enne, frequentava la chiesa di San Leonardo e di Sant'Antonio, e poi comunque negli anni, anche crescendo, anche pur perdendo i contatti, vedere questa persona sempre in bicicletta, come si è visto stasera anche dal filmato, e questa persona che è rimasto sempre umile, povero tra i poveri, ma con un grande dono della carità, del bene. E sono stato contento di aver rappresentato sia in teatro e ora per questa serata, di averlo rappresentato, sperando di aver reso l'idea. Anche il presidente Rondina è venuto a rendere memoria di questo grande personaggio che è Don Achille. Ecco, al termine di questa serata,
anche le tante persone fanno capire che Don Achille veramente è un'istituzione fanese. Sì, io sono qui non solo come presidente ma come credente, e quindi la testimonianza di stasera è stata una testimonianza molto molto importante, perché dopo 16 anni trovare tanta gente qui è stata una cosa per me anche una sorpresa, ma non avendo conosciuto Don Achille credo che ho capito qual era l'importanza di Don Achille, qual è stata l'importanza per questo quartiere, che era poi un quartiere molto ampio. Quindi tutte, anche i filmati sono stati una cosa veramente che mi ha colpito, e quindi credo che una persona, un sacerdote come Don Achille debba essere ricordato, ed è una testimonianza per tutti. E concludiamo questo speciale da dove abbiamo cominciato, proprio qui sul palco. Non c'è più nulla, però la presenza sicuramente si è sentita molto viva. Certe persone ci lasciano fisicamente, come è stato Don Achille, una figura così importante, così straordinaria nel suo ordinario. Ecco, lui ci ha lasciato fisicamente, ma questa sera la sua presenza l'abbiamo sentita viva. Don Achille, il prete buono.